Buongiorno, io sono Riccardo della Martera, Channel Sales Engineer di WebSense e siamo qua oggi per presentarvi una pillola sul DLP, sul Data Leakage Prevention e su un approccio particolare che si può avere verso il DLP. Di solito molte aziende, quello che vediamo nel mercato di oggi è che si concentrano su soluzioni DLP con un approccio di tipo quasi poliziesco, ovvero bloccare, impedire ai propri utenti di fare certe cose, di movimentare i propri file in un certo modo. In realtà quello che abbiamo potuto vedere da aziende che sono già nostri clienti, che i principali valori aggiunti di una soluzione DLP non sono quelli di limitare i propri utenti nella loro funzionalità, ma bensì quelli di educarli a come gestire le proprie risorse informatiche, le proprie risorse confidenziali e sensibili, ed anche ad ottenere visibilità su come gli utenti utilizzano questi file. Questa visibilità è un valore unico delle soluzioni DLP, è una cosa che solo una soluzione DLP può fornire, diciamo, ad un'azienda, proprio perché prima non c'era nessun modo di sapere come gli utenti stanno gestendo certe risorse. Ci sono sempre utenti nuovi in azienda che magari, nonostante le varie informative, non sono abituati a gestire le risorse aziendali in certi modi. Ci sono poi invece gli utenti, quelli che sono abituati a fare certe cose e nonostante le informative aziendali continuano a farle in questo modo. Ecco che quindi la visibilità e l'educazione in questo senso si coniugano appunto per fornire all'amministratore della soluzione DLP delle informazioni molto preziose su come poi tornare dai propri utenti dando loro un feedback su come migliorare la gestione delle risorse confidenziali e sensibili all'interno dell'azienda. Tutto questo può essere fatto, diciamo, in maniera abbastanza semplice e veloce una volta che siano state definite le policy all'interno di una soluzione DLP in modo appropriato. Vi ringrazio per questa pillola, per avermi ascoltato e ci rivediamo alla prossima pillola.